Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous! Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori. Facciamo che succede? Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo. Cosa? E lei? Tutti quanti. Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Ah, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancia. Un apozine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the engine like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre. Charles non gliel'ha detto, signora Lampert? Detto cosa? Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero? Ma io non so niente! Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta. Mi lasci in pace! Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert. Lo smetta! Che succede? Mi ha pestato un piede. Mi perdoni. Mi aspetti qui, torno subito. Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro. Signor Bartolomeo, parla Regina Lampert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lampert. Io volevo... Salve. Che cosa vuole? Non sta mica scherzando. No, affatto. Andiamo, signora Lampert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io. Perché non ho tempo da perdere. No, signore. No, smetta, non per favore! Non faccia troppo baccano, no. Signora Lampert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? No. È roba mia, signora Lampert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. No, no. Capisce quello che dico? Basta, la prego, basta! Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito? Sono completamente pazzo! Che le prende? Che ci fa qua dentro? Temo di aver avuto un bel collasso nervoso. Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù? Non so se faccio bene a dirglielo o no. Che cosa significa?
Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me. Chi lo ha detto? È questo che non le posso dire. Senta, basta con queste sciocchezze. La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano. Non la sto sgridando. Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta? Certo che l'accompagno. Qui dentro è facile fare amicizia. Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda. Come fa a radersi lì dentro? Che cos'era? Che cos'era cosa? La faccenda in cui era coinvolto. Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna. Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata. Dove? Nella strada dove abita. Perché non facciamo altri due passi? Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori. Non vuole entrare per un momento? No, non voglio. Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario. Le farebbe piacere una sculacciata? E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina. E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh. Lo sa qual è il suo difetto? No, quale? Nessuno. I soldi. Non lo so. Io li voglio. Dammeli. Sono miei. Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi. Dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito. Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai? Spaventata. Non è niente. Dove sarà andato? Sarà scappato dalla finestra. Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori. Fa attenzione. Mi hai proprio tolta la parola di bocca. È stata una mossa idiota, Herman. Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale? Una mossa stupida, Herman. Proprio stupida. Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende? Ne vuoi ancora un po'? Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro? Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare. Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì. Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore. Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni. Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia. Chi ha preso la camera accanto alla ragazza? L'ho presa io, perché? Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me. Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito? Non ti preoccupare. Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio. Peter. Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta? Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro. Continua. È tutto. No, non è vero. Dov'è quel denaro? Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé. E credono che lo abbia lasciato a te. Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno. No, non lo faranno. Non glielo permetterò. Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi. Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo. Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito. Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi. Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie? Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela. Tu dici mai le bugie? Pronto? Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa. Che cosa vuole? Chi è? È l'uomo che era qui poco fa. Dai, eri con lei? Chi? L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei? Sì. È qui. Che cosa dice? Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro. Che cosa ti ha detto? Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà. Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti. Io penso che dica sul serio. No, sono soltanto parole. Le parole possono uccidere. Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.